grazie, un grazie a tutti coloro che stamattina hanno voluto raccogliere il nostro invito, una nuova sede, una sede spaziosa che è il preludio ad un grande partito. Grazie al nuovo segretario, diamo il benvenuto al nuovo segretario politico del PDL e al ministro Stefania Prestigiacomo che stamattina assieme a noi hanno voluto festeggiare questa giornata molto importante. Stiamo costruendo un nuovo PDL, stiamo costruendo il nuovo partito, stiamo partendo con una grande campagna di adesione. Mi pare che stamattina sia una bella immagine quella che trasmettiamo, c'è tanta voglia di partecipazione, c'è tanta voglia di stare all'interno del partito, con le regole che il nuovo segretario ha voluto. Il tavolo delle regole appena alcuni giorni fa ha definito i nuovi regolamenti congressuali, una testa un voto, ogni singolo militante sarà importante nel nuovo partito. Faremo, celebreremo entro il 31 ottobre, ci sarà il tesseramento, si chiuderà la fase del tesseramento. Dal mese di novembre già il segretario ha individuato una serie di date per celebrare i congressi provinciali e successivamente anche i congressi comunali. Questa nuova fase noi la vogliamo salutare con un grande applauso, ti diciamo grazie Angelino per il lavoro che hai fatto. Un grande partito parte dal Mezzogiorno, parte dalla Sicilia e noi riteniamo che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, con il decreto sviluppo anche la Sicilia dovrà avere un ruolo importante, soprattutto il Mezzogiorno, all'interno di un documento che noi riteniamo molto importante. Grazie Ministro, grazie per essere qua, grazie al Ministro Prestigiacomo per il lavoro che stai svolgendo, per il lavoro e soprattutto per il supporto che dai nella fase di costruzione del nuovo partito. Un grazie e soprattutto do la parola al collega Mimmo Nania, con il quale abbiamo costruito un grande rapporto di umana solidarietà, di amicizia, di affetto e oggi anche un grande rapporto di solidarietà politica. Assieme le diverse anime, coloro che vogliono fare la riunione dei moderati, parte anche dalla Sicilia. Quindi grazie Mimmo, a te la parola e soprattutto un grazie a tutti gli amici, al nuovo coordinamento regionale che stamattina stiamo insediando, il segretario politico formalmente, l'insediamento del coordinamento regionale è quello di oggi, alla presenza del segretario politico, auguri di buon lavoro a tutti, al nuovo coordinamento e a tutte le strutture che a livello regionale vorremmo costruire nei prossimi giorni. Grazie Angelino, a te l'onore e l'onere di presiedere questo grande partito, al presidente Berlusconi noi dalla Sicilia parte un grande applauso, gli diciamo vai avanti fino al 2013 perché il paese superato questa fase difficilissima potrà costruire anche la nuova fase dopo il 2016. Quindi grazie Angelino e un grazie a tutti voi e un grazie lo vorrei rivolgere in maniera particolare, permettetelo di dire perché è stato un cantiere aperto questa sede, un grazie particolare lo vorrei rivolgere all'architetto Scaglione che ha curato tutto e all'amico Roberto Landro a cui va. Bravo Roberto! Che ha fatto in questi giorni da capocantiere per avere una sede così adeguata. Grazie a tutti. Io penso che ormai abbiamo capito che è suonata la campanella dell'ultimo giro e che siamo prossimi alla sfida decisiva e finale. Ha detto bene Angelino, io personalmente lo condivido, ma tutti noi lo condividiamo sicuramente. Il compito fondamentale che il popolo della libertà deve adempiere è quello di rispettare mandato popolare e soprattutto la democrazia. La democrazia si rispetta quando il governo politico di questo paese, scelto dagli elettori, si presenta agli elettori. Devono essere gli elettori coloro che devono decidere se un governo ha fatto bene o ha fatto male. Il compito nostro, e con Angelino da questo punto di vista possiamo dire che è una garanzia, è quello di portare questo governo dinanzi agli elettori. C'è chi non lo vuole fare per ragioni più troppo ovvie, i poteri forti che vogliono una politica debole, coloro che vogliono decidere in questo paese indipendentemente dalla sovranità popolare. La sovranità popolare deve essere la radice, la ragione del nostro stare in politica. D'altronde se noi attacchiamo il governo lombardo lo facciamo in nome della sovranità popolare, se noi difendiamo il governo Berlusconi lo facciamo in nome della sovranità popolare. Quindi questa campanella dell'ultimo giro deve farci tornare
anzi deve farci ripetere la nostra ispirazione iniziale, che parte dalla gente, che parte da voi, che parte da ciascuno di noi. Dobbiamo essere interpreti di questo messaggio. Il centrodestra ha tutti i requisiti in Sicilia e sul piano nazionale per portare avanti questo messaggio. A me sembra, credo che a noi sembri, e lo attestano le dichiarazioni che di continuo il segretario nazionale fa, a noi questa sembra la strada giusta. Dunque tutti pronti all'appuntamento finale, perché le elezioni regionali in Sicilia e le elezioni nazionali rappresentano la madre di tutte le battaglie. Dopo si potrà capire se costruiremo la Repubblica che noi abbiamo sognato, cioè la Repubblica della gente, o se vinceranno coloro che vogliono riportare indietro le lancette dell'orologio. È una battaglia decisiva, è una battaglia finale, dobbiamo avere questa consapevolezza. Dell'Assemblea, l'onorevole Francesco Cascio, lo ringraziamo, il capogruppo all'Assemblea regionale, l'onorevole Leon Pini, lo ringraziamo tutti i parlamentari nazionali, regionali, europei. Do la parola al ministro Prestigiacomo. Grazie Giuseppe, grazie Mimmo e grazie ai tanti amici, militanti, dirigenti di partito, sindaci, parlamentari che hanno voluto assieme a noi salutare l'inaugurazione della nuova sede regionale del partito con una grande giornata di festa. Credo che l'entusiasmo e la affollata presenza di tantissimi amici confermi quanto il nostro partito sia assolutamente vitale in questa regione, in una regione per la quale noi ci siamo spesi con grande, grandissimo impegno e continueremo a farlo, non soltanto nel nostro ruolo all'interno del governo nazionale, pure in un momento difficile di crisi, ma anche per sostenere quei parlamentari regionali che qui in Sicilia stanno difendendo il voto degli elettori. Parlare della politica della regione, una politica in forte affanno, una politica che rappresenta l'opposto di quelli che sono i nostri valori, un governo regionale che sta affamando una terra che potrebbe rappresentare la differenza anche nella ripresa economica del nostro paese, perché tutti sanno che l'Italia può farcela se riparte il sud. Chi meglio di noi sa cosa servirebbe alla Sicilia, quindi noi dobbiamo continuare nei nostri ruoli nazionali e regionali a rappresentare le nostre idee, ma dobbiamo soprattutto, grazie a questo cambiamento che il presidente Berlusconi ha voluto e che tutti noi abbiamo fortemente invocato nel nostro partito, aprire una stagione nuova nel partito. Io credo che con Angelino e le sue parole e tutte le assemblee lo confermino, sia finita la fase della politica comoda, della politica degli amici, dei sodalizi. Qui si apre una fase congressuale vera e la grande sfida organizzativa, culturale, di cambiamento che Angelino assieme a tutti noi può portare avanti è quella di costruire un partito di persone, non di poltrone, un partito di idee, non di tessere. Quindi siamo pronti, Angelino, anche qui nella nostra terra, a spenderci per diffondere quei valori che ispirano e devono ispirare sempre il nostro impegno in politica, che tu giustamente ci richiami sempre e che sono i valori del Partito Popolare Europeo, ma sono soprattutto i valori per i quali in questi anni noi ci siamo sempre impegnati. Quindi un grazie a quanti si sono spesi per realizzare questa sede bella e accogliente, una sede bella, accogliente, grande e bella poi se funziona e se è viva. E quindi l'invito che io faccio ai nostri coordinatori è quello di rinnovare questi appuntamenti di confronto tra di noi, perché sono importanti e sono essenziali, e quindi l'invito e l'augurio è quello di rivederci prestissimo, magari in maniera un po' più ordinata, per parlare di tutto quello che ci impegna e ci interessa. Grazie. Alfano, grazie Angelino. Grazie a voi.
di essere qui. Sarò, grazie a voi di essere qui. Sarò molto breve anche perché c'è caldo e non c'è il microfono, quindi doveva essere esattamente al contrario, cioè ci doveva essere il microfono e non ci doveva essere caldo. E però, siccome è una giornata lieta, io credo di dover fare ammenda. È stata colpa mia, dovevamo prendere, quando ancora ero coordinatore regionale, io una sede più grande di Forza Italia, e oggi sarebbe stata anche la sede del PDL. Quindi ringrazio doppiamente Giuseppe Castiglione e Mimmo Nania per aver rimediato a una mia antica lacuna, perché la sede era necessaria già da prima. E la politica si nutre anche di simboli. Abbiamo raddoppiato i metri quadri delle vecchie sedi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale. E quindi questo è il migliore auspicio per dire che vorremo andare avanti con il consenso di tutti voi e con la forza del vostro entusiasmo. Vi dico a cosa serve questa forza che voi date a noi anche stamattina. È una forza che serve a vincere la sindrome dello sconfittismo che hanno tanti che ritengono che si perda sicuro. Serve a vincere la cecità di chi non si è accorto nei giorni scorsi di come il PD sia stato incapace di decidere il presidente dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e quindi di decidere in casa propria, di come il PD sia stato incapace di ottenere la solidarietà della coalizione di opposizione sulla nomina del giudice costituzionale Sergio Mattarella. E questa è la prova che chi non può e non sa soprattutto decidere a casa propria, il PD non sa decidere a casa propria come può decidere in tutta Italia nella casa italiana. Noi da oggi anche in Sicilia abbiamo una lunga marcia che spero ci porti al successo delle amministrative a Palermo, delle amministrative che si svolgeranno in tutta la Sicilia, delle politiche e delle elezioni regionali. Siamo qua per ribadire che in Sicilia si è verificata la cosa più grave che possa accadere in democrazia, cioè che chi ha vinto è all'opposizione e chi ha perso è al governo. Lombardo, già dichiarato alle emittenti televisive poc'anzi, era riuscito un anno e mezzo fa a spaccare e a creare problemi al PDL, ma noi oggi siamo qui e siamo più forti di prima. Ora i problemi li ha il PD, che si è cacciato in un grande pasticcio, in un grande guaio. Se non se ne accorgerà per tempo, il beneficiario finale a sinistra del pasticcio tra il PD e Lombardo sarà Leoluca Orlando. Noi saremo l'alternativa a questa sinistra che fa il governo quando dovrebbe fare l'opposizione, e quindi noi siamo leali con i nostri elettori e coerenti con i nostri valori. Io, per quanto mi riguarda, assicurerò il massimo dell'impegno, il massimo della presenza anche mia in Sicilia per questa lunga marcia, che sono convinto che sarà una marcia piena di nuove soddisfazioni e di nuovi successi per la Sicilia e, se mi permettete, soprattutto per i siciliani. La stessa cosa l'ha assicurata Stefania in questi anni come ministro, e rafforzerà Stefania ancora di più il proprio impegno sul territorio. Quindi noi, a livello di partito, a livello di governo nazionale, siamo al fianco di tutti gli amministratori qui presenti e dei nostri dirigenti locali. Lanciatevi in una grande campagna di adesioni per dimostrare che il PDL è più vivo che mai, e a dicembre faremo tutti i congressi provinciali e poi subito tutti i congressi comunali per eleggere dalla base i leader locali. Grazie per essere venuti, buon lavoro e buon futuro.